Perché gli esseri umani soffrono, o per meglio dire, potrebbero soffrire per amore? Beh, le motivazioni sono diverse, sono molteplici. La prima è che spesso confondono l'amore con qualcos'altro, soprattutto col senso del possesso. In realtà nessuno ci impedisce di amare, perché l'amore è un fatto interiore. I problemi possono sorgere quando ci aspettiamo di essere contraccambiati, di essere riamati. Però allora diventa un senso del possesso. Io amo soltanto se vengo ricambiato, se vengo contraccambiato, se quest'amore viene corrisposto. E quindi il discorso diventa un po' confondere l'amore col senso del possesso. L'amore in realtà appunto non fa soffrire, è la confusione che fanno gli esseri umani della parola amore che può far soffrire. Beh, allora però uno potrebbe dirmi, beh, però io a questo punto soffro per mancanza di possesso. Beh, questo è possibile. Teniamo presente appunto che quando i desideri non realizzati iniziano a prendere il comando della nostra mente, iniziano a controllare la nostra volontà e i nostri comportamenti, iniziamo a soffrire. Perché è giusto avere ovviamente dei desideri, i desideri vanno perseguiti fino in fondo, non bisogna arrendersi, ma bisogna fare tutto questo mantenendo il distacco dal risultato, cioè io non sono i miei desideri, la mia felicità non è il mio desiderio o la realizzazione del mio desiderio. Perché possiamo avere tutti i desideri che vogliamo e avere i desideri che vogliamo è utile veramente perché è il serbatoio pieno di benzina che ci consente di fare strada in ogni settore della nostra vita, soprattutto fare strada dentro noi stessi, conoscerci meglio. E quando la realizzazione del desiderio non si avvera, ci sentiamo infelici e questo non va bene, perché il desiderio è una cosa ed è positiva, qualunque desiderio, e che ci consente di mettere in moto tutta una serie di energie interiori, ma non dobbiamo confondere il desiderio con la sua realizzazione. Intanto, nel momento in cui un desiderio viene realizzato in modo, diciamo, preciso rispetto a quanto desiderato, non è più un desiderio, quindi perde la sua energia. Quindi noi non dobbiamo assolutamente confondere la realizzazione del desiderio col desiderio stesso. E per fare questo dobbiamo mantenere il distacco dal risultato, perché come dicevo prima, io non sono i miei desideri, anche se i desideri sono fondamentali. Io non sono la realizzazione dei miei desideri, la mia felicità non è la realizzazione dei miei desideri. Al più la felicità potrebbe essere desiderare. Detto questo, non sto facendo un discorso del tipo, vabbè, desidera, ama, poi se non sei riamato e se non realizzi i desideri va bene lo stesso. Non sto dicendo questo perché i desideri vanno perseguiti per essere realizzati. Però se non, e quindi devo mettere in atto tutte le strategie, tutte le mie energie, devo conoscere meglio me stesso, conoscere meglio, cioè il desiderio mi dà la possibilità di conoscere me stesso, mi dà la motivazione a fare le cose, quindi è veramente la benzina dentro il serbatoio e mi consente di migliorare molto come persona. Perché è la cosa fondamentale, e questo deve essere veramente l'obiettivo che ci rende felici, è conoscerci meglio come persone. Quindi i desideri dovrebbero avere questa funzione, quella di fare un percorso all'interno di se stessi, all'interno e anche all'esterno di se stessi, perché attraverso gli altri conosco anche meglio me stesso. E nel momento in cui il desiderio riesce a fare questo, ha assolto il suo compito, indipendentemente dal fatto che venga soddisfatto, appagato o meno. Il suo compito, il compito del desiderio è questo. Quindi è ovvio che se io riesco a fare tutto questo con distacco del risultato, quindi il mio obiettivo è quello di fare un percorso di conoscenza,
di arricchimento, di crescita di forza interiore. Nel momento in cui io riesco a fare tutto questo, inevitabilmente sarò felice, anche se poi di fatto magari il desiderio non viene realizzato, anche perché se si fa un percorso di crescita interiore, può succedere, e succede direi abbastanza frequentemente, che poi l'oggetto di desiderio cambia, perché mi rendo conto che probabilmente non era ciò che faceva per me, probabilmente mi rendo conto che quella non era la persona giusta. Per me, intendo dire, non giusta in assoluto. Ma avviene, può avvenire questo soltanto attraverso un percorso di crescita interiore. Questa deve essere l'unica funzione dell'amore, quella di permettere da un lato di amare se stessi, dall'altro di conoscere meglio se stessi. Perché l'obiettivo che dovremmo avere nella vita alla fine è questo, perché le esperienze che facciamo ci servono sì a provare eventualmente piacere, essere felici, essere appagati, ma se non portano ad una conoscenza interiore restano esperienze tutto sommato sterili. Cioè è un qualcosa che non possiamo portarci dietro, è un qualcosa che non arricchisce l'anima. Invece dovremmo fare delle cose che arricchiscono l'anima, perché sono, diciamo, delle esperienze che possono veramente darci la felicità, una felicità duratura, una felicità che potremo anche portarci oltre la vita, perché l'anima non ha tempo, non ha spazio. E arricchire l'anima è quello che dà veramente la felicità profonda. Certo che se io confondo, diciamo, la felicità col fatto che devo assolutamente conquistare la persona XY, perché se non conquisto la persona XY sarò infelice. In questo modo delego alle scelte della persona XY la mia felicità o la mia infelicità. E siccome la persona XY, diciamo, potrebbe oggi essere, come dire, accondiscendente, domani non esserlo più, o comunque potrebbero succedere delle cose per cui questa persona XY, non è più disponibile, sparisce, non so, capita qualunque cosa, è molto probabile che io vada incontro ad una infelicità sicura. E questo non è il modo, e poi dopo la persona XY ci cercherò la persona ZK e anche con la ZK metterò in atto comportamenti analoghi e mi ritroverò ad aver passato una vita ad inseguire la chimera della felicità, perché ho inseguito degli specchietti per le allodole che in realtà mi portavano verso la sofferenza, non verso la felicità. Quindi l'amore non fa soffrire. È l'interpretazione degli esseri umani dell'amore che può far soffrire. Quindi basta cambiare interpretazione, basta cambiare percezione di ciò che siamo, di ciò che vorremmo essere e potremo sicuramente andare verso ed oltre il puro benessere, andare verso la felicità, che è quello che come esseri umani sicuramente ci meritiamo. Vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi sul blog http://www.seduzionedeep.com. Ciao!